Siamo qui oggi a parlare della programmazione per iOS per un motivo fondamentale, perché l'interesse su queste, diciamo, ambienti di sviluppo cresce sempre di più, non tanto perché questo sia il sistema più diffuso a livello globale. Già i relatori prima di me hanno mostrato dei numeri a riguardo. Quanto per il fatto che questo ambiente di sviluppo sia piuttosto remunerativo se saputo sfruttare adeguatamente sia dal punto di vista di sviluppo tecnologico che dal punto di vista marketing e di business. Proprio per questo anche il discorso di stamattina sulla necessità di saper combinare adeguatamente la parte più economica nella realizzazione delle applicazioni, con quella ovviamente necessaria informatica dello sviluppo proprio del codice. L'obiettivo, diciamo, di questa presentazione è quella di ovviamente non di realizzare in 3 ore permettervi di sviluppare la vostra prima applicazione, sarebbe molto bello. Purtroppo da questo punto di vista è un po' più difficile, quanto farvi venire l'acquolina in bocca, possiamo dire, la voglia di approfondire i concetti base che oggi andremo a vedere. Non si tratta soltanto di concetti legati puramente allo sviluppo e quindi diciamo molto informatici, quanto un giusto equilibrio tra che cosa la piattaforma permette e che cosa effettivamente lo sviluppatore può realizzare con essa. Questa prima parte è dedicata più alla teoria, articolata in 3 parti. La prima è dedicata, chiamata developer, la parte dedicata alla registrazione e al diventare uno sviluppatore Apple, che diversamente rispetto ad altri ambienti che sono stati affrontati nelle lezioni, diciamo, nelle lezioni precedenti, non è un sistema aperto, ma è un sistema chiuso proprietario che necessita di una registrazione. Vedremo poi in dettaglio tutti gli step. La seconda parte è dedicata ai dispositivi e all'ambiente di sviluppo, diciamo al sistema operativo. Questo sicuramente è fondamentale anche perché Apple, no, diversamente ad esempio da Android, ha creato l'ambiente di sviluppo che calza perfettamente sui propri device, di cui ovviamente è proprietaria, a differenza ad esempio di Google, che si rivolge, Google Android, che si rivolge a un market di telefoni molto eterogenei con produttori diversi. La terza parte invece è dedicata più allo sviluppo, soprattutto ai concetti chiave necessari per poter impostare correttamente un progetto iOS. Un progetto che andremo poi a vedere nella seconda parte, quando verrà, diciamo, spiegata tutta la parte dell'ambiente di sviluppo proprio vero, con tutti gli strumenti a disposizione, e poi vedremo un esempio, magari anche di più se ci riusciamo, di applicazione base, un classico Hello World. Allora, iniziamo con la parte di requisiti. Sicuramente questa è la prima slide fondamentale per chi vuole approcciarsi a questo ambiente di sviluppo. Si può iniziare a programmare per iOS lavorando su un sistema operativo che è Lion. In realtà c'è la possibilità anche di sfruttare Snow Leopard, sono tutti i sistemi operativi di Mac, però l'ultima versione diciamo dell'SDK, dell'ambiente di sviluppo, può essere scaricato soltanto dall'App Store Mac, quindi dove si possono scaricare le applicazioni per il proprio computer, e non è compatibile con Snow Leopard. Per Snow Leopard è rimasta una versione di Xcode che è la 4.2, però ovviamente uno sviluppatore nel suo obiettivo è quello di restare sempre più aggiornato possibile, considerando che è un mondo sempre in continua evoluzione, che ha bisogno di essere seguito anche dal punto di vista degli strumenti per poter essere sempre al passo con le tecnologie.
L'altro requisito è appunto l'ambiente di sviluppo proprietario creato da Apple, che è Xcode, è un sistema complesso di varie applicazioni, non soltanto il classico editor di codice, ma anche strumenti che andremo poi a vedere un po' più in dettaglio, che permettono lo sviluppo delle interfacce e il testing dell'applicazione tramite un simulatore. Il terzo requisito fondamentale per poter procedere poi alla pubblicazione delle proprie applicazioni è essere un Apple Developer. Che cosa significa essere un Apple Developer? Significa registrarsi al sito di Apple Developer e avere così accesso agli strumenti di sviluppo e agli strumenti web che permettono poi la pubblicazione delle applicazioni. Quelle che vediamo in questa slide sono i tre programmi possibili. Prima erano molto di più, erano addirittura sei, sono stati accorpati e sono diventati tre: Developer Program, Enterprise Program e University Program. Li vediamo più in dettaglio. Il primo, che è quello secondo me che è più indicato per chi vuole approcciare questo ambiente di sviluppo e pubblicare applicazioni, è proprio il Developer Program. È rivolto all'individuo, quindi alle persone singole che vogliono pubblicare applicazioni, società o istituzioni in genere. L'obiettivo di questo programma, appunto, è la pubblicazione su Apple Store. Il costo, perché purtroppo l'accesso non è gratuito, la possibilità di pubblicare ha un costo annuo ed è pari a 99 dollari. La seconda modalità invece è quella dell'Enterprise Program. L'Enterprise Program invece ha un costo superiore di 299 dollari all'anno, ma è rivolto alle imprese, a quelle imprese che vogliono sfruttare iOS per promuovere applicazioni ad uso interno, ad uso della propria azienda. Immaginiamoci una società che voglia fornire tutti i propri dipendenti di telefoni, che possono essere iPad o iPhone, per il proprio sviluppo del business, o immaginatevi, non so, la manutenzione, in questo caso avere tutto all'interno con una propria applicazione proprietaria. In questo caso l'uso aziendale non implica la pubblicazione su Apple Store, ma è esattamente un account diverso. L'ultimo invece è l'University Program, lo riporto per completezza, sostanzialmente si tratta di un programma gratuito che permette a un'istituzione di poter sfruttare tutti gli strumenti messi a disposizione da Apple a scopo educativo. È gratuito e diciamo, l'interesse è quello di far approcciare studenti o comunque in realtà diciamo, di un certo livello anche universitari allo sviluppo per iOS. Quello che vi riporto qui è esattamente la sintesi che viene riportata sul sito. Come potete vedere, l'accesso al Developer Program, Enterprise Program, consente di avere in anteprima tutte le beta dei sistemi di sviluppo, nonché alla riga GM version of iOS SDK, le versioni dei telefoni in anteprima. Quindi se esce un nuovo sistema operativo, ad esempio il 5.1, che adesso oramai è diventato ufficiale, però gli sviluppatori hanno accesso mesi prima a questa versione di telefono in modo da poter realizzare in anticipo applicazioni da pubblicare poi esattamente nel momento in cui viene rilasciato un nuovo device. L'ultima versione è la 5.1, che poi risulta essere stata pubblicata in concomitanza della pubblicazione dell'iPad, nuovo iPad, anzi, che arriverà presto anche qui in Italia. Quello che mi interessa farvi vedere soprattutto è la possibilità per il Developer Program di creare delle ad hoc distribution, cioè la possibilità di creare delle applicazioni che poi possono essere installate all'interno del proprio telefono oppure inviate come codice già compilato a terze persone. Ad esempio, immaginatevi una società di sviluppo che voglia inviare l'opera realizzata al proprio cliente, quindi già una versione compilata da installare sul telefono tramite iTunes. Questo invece non è una possibilità a disposizione dell'Enterprise Program, che invece ha soltanto la in-house distribution, cioè la distribuzione per i propri dipendenti. Siamo a disposizione dei vari tool. Il primo è ovviamente Xcode, che nella sua versione di applicazione base rappresenta l'ambiente di sviluppo
in cui si scrive il codice, sostanzialmente si ha la possibilità di sfruttare tutte le librerie per la realizzazione di un'applicazione. iOS Simulator è un'altra applicazione che permette di far girare l'applicativo su un programma simulato che simula appunto l'iPad o l'iPhone nelle sue varie caratteristiche, anche Retina Display, in modo che lo sviluppatore abbia la possibilità di vedere prima di installare sul proprio telefono il risultato del proprio lavoro. Instruments è un programma molto bello, interessante, e meriterebbe un bootcamp a parte quasi, e rappresenta lo strumento di statistiche real time che consentono di mostrare l'utilizzo della memoria, la locazione degli oggetti, tutti gli strumenti di analisi post produzione, che permettono quindi l'ottimizzazione del codice e la verifica che l'applicazione non allochi ad esempio troppe risorse e possa a un certo punto portare al suo crash, sostanzialmente alla chiusura. Interface Builder è invece un altro strumento su cui Apple punta molto, devo dire la verità, che permette la realizzazione grafica delle interfacce. Un paragone per chi è diciamo avvezzo col mondo del web è un po' il Dreamweaver, che permette di creare le pagine web disegnandole, quindi con gli spazi visuali, invece di scrivere il codice. Interface Builder sostanzialmente si preoccupa di creare un file, che andremo poi a vedere anche in un esempio pratico, che contiene al suo interno tutte le informazioni di codice necessarie per far partire la vista ed essere visualizzata all'interno della nostra applicazione, senza scrivere righe di codice necessarie, a parte ovviamente quelle più tecniche che potremo vedere dopo. Un altro elemento molto importante di questo ambiente di sviluppo, che ha tanti pregi e tanti difetti, di sicuro uno dei pregi è le risorse. È un ambiente di sviluppo piuttosto maturo, anche perché oramai è 5 anni circa che lavorano sulla creazione del loro ambiente, sia dal punto di vista di sistema operativo che di sviluppo delle applicazioni, e quindi si è creato un network piuttosto ampio di documentazione e di scambio di informazioni tra gli sviluppatori stessi. Quindi abbiamo a disposizione video, documentazione tecnica con spiegazioni di tutte le librerie, nonché vastissimi esempi che vanno a coprire tutti gli aspetti principali, dai quelli basici fino all'integrazione ad esempio del Game Center, che è l'applicazione che permette alle applicazioni di gaming di interagire tra di loro e quindi permettere a due giocatori con due telefoni diversi magari di giocare una partita insieme. Quello che vediamo qui poi è uno screenshot web, perché è uno degli strumenti messi a disposizione da Apple per lo sviluppatore. Le funzioni principali sono quattro. La prima è la creazione dei certificati. Per poter installare l'applicazione all'interno dei propri telefoni e poterle poi pubblicare sull'Apple Store, c'è un sistema ovviamente di crittografia basata su certificati, in cui la sezione Certificate appunto è quella che permette allo sviluppatore di poter abilitare i propri computer alla compilazione del codice. Devices invece è la sezione che permette allo sviluppatore di inserire tutta una serie di modelli di telefoni a sua disposizione che consentano il testing reale su un device reale della propria applicazione. Non si può installare su qualunque telefono, questo telefono deve essere registrato per poter essere poi abilitato al test di sviluppo. EPD invece è il servizio che permette di creare un identificativo univoco all'interno del sistema e di riconoscere quindi la vostra applicazione all'interno dell'ambiente Apple. L'ultimo aspetto che unisce l'ID della vostra applicazione, i telefoni che avete abilitato e i certificati di sviluppo è il certificato finale, il provisioning profile, che racchiude le informazioni dei vostri device, dei vostri certificati e della vostra EPD. Con questo profile potete compilare e installare sul vostro telefono. Questi sono quattro passaggi necessari per poter passare dal simulatore alla realtà.
L'ultimo strumento è iTunes Connect. iTunes Connect ha una serie di funzioni sempre dedicate al publisher, in questo caso, che permettono prima di tutto di gestire le proprie applicazioni. Significa crearle di nuove, gestire degli update, ma non soltanto, gestire le classifiche del Game Center, gestire l'in-app purchase, cioè la possibilità di comprare dei beni o servizi all'interno dell'applicazione, e tutte le altre informazioni che possono essere gli screenshot, la descrizione, via dicendo, cioè l'aspetto più marketing della pubblicazione di applicazioni. Sales and Trend è lo strumento che vi permette di vedere come va la vostra applicazione, quanto sta vendendo, quanto viene scaricata dalle persone. Manage User e AD Network sono altri due servizi riportati qui che permettono, il primo, di poter creare degli utenti finti e quindi ad esempio poter iscriversi al Game Center utilizzando la sandbox del Game Center, cioè una versione fatta apposta per lo sviluppo per poter testare tutto il vostro servizio. Mentre AD Network è l'ultimo tra i più recenti servizi, è quello che vi permette di monetizzare l'applicazione, cioè di poter inserire la pubblicità al suo interno e quindi poter tentare di fare dei guadagni con l'applicazione che avete creato. Questa seconda parte, se non ci sono domande, è dedicata ai dispositivi. Questa parte affronta sostanzialmente quattro aspetti. La prima è dedicata proprio all'hardware, sostanzialmente tre tipologie, l'iPod Touch, l'iPhone e l'iPad. Il quarto aspetto è quello che unisce tutti e tre questi device hardware ed è il loro sistema operativo, che si chiama iOS. Ne vedremo le milestone principali, ovviamente non possiamo fare tutte le caratteristiche, ma andremo a vedere quelli che sono sicuramente le milestone da ricordare nel momento in cui andremo a sviluppare un'applicazione. L'iPod Touch è arrivato alla quarta generazione, il primo vero iPod è uscito nel 2001, però in realtà non aveva funzionalità di applicativi al suo interno, poteva semplicemente riprodurre musica. Con l'avvento dell'iPod Touch di prima generazione, che è stato rilasciato nel 2007, sono state inserite alcune applicazioni base dell'ambiente di sviluppo iOS, che sono le più classiche: YouTube, Mappe, Safari, il browser integrato. Non aveva la possibilità di inserire applicazioni di terze parti. L'avvento delle applicazioni delle terze parti si è avuto soltanto successivamente al rilascio dell'iPod Touch di prima generazione con il nuovo sistema operativo. Quello che è interessante di questa sezione è mostrarvi le varie caratteristiche dei telefoni, perché questo ovviamente rappresenta un'informazione molto importante per lo sviluppatore, soprattutto nel momento in cui vuole cercare di raggiungere un determinato target o un grado di compatibilità verso tutti i dispositivi che Apple ha prodotto. In questo caso abbiamo un display standard 480x320 pixel, l'iPod Touch di prima generazione aveva soltanto il Wi-Fi e è uscito fuori di produzione, infatti anche il suo sistema operativo si è fermato al 3.1.3. L'iPod Touch di seconda generazione ha introdotto il Bluetooth, sostanzialmente è stata anche un'operazione in cui Nike ha collaborato con la Apple, ha introdotto un GPS che si metteva all'interno della scarpa e con l'iPod Touch era possibile vedere la distanza percorsa e i chilometri percorsi. E il tutto funzionava tramite Bluetooth. Anche questo iPod è uscito di produzione e il suo sistema operativo si è fermato alla 4.2.1. Le sue caratteristiche principali a livello di hardware non sono cambiate rispetto alla prima generazione, infatti mantiene sempre lo stesso display. In realtà l'iPod Touch di seconda generazione è stato disegnato più simile a quello che è stato poi l'iPhone, che è avvenuto dopo. L'iPod Touch di terza generazione è tra i più recenti, infatti è il primo degli iPod Touch che ancora è in commercio e permette di sfruttare l'ultimo sistema operativo iOS, che è il 5.1. Lo schermo è sempre lo stesso, si tratta comunque di un telefono, di un lettore MP3 pubblicato nel 2009,
le caratteristiche non sono cambiate. Il vero salto di qualità l'iPod Touch l'ha fatto nella quarta generazione, uscita nel settembre 2010, ricalca nel suo aspetto, anche se più fine, l'iPhone 4. Infatti potete vedere che ha uno schermo con una risoluzione maggiore, 960x640, questo è infatti il cosiddetto schermo Retina. Lo schermo Retina non è nient'altro che uno schermo con una maggiore densità di pixel e che permette una maggiore qualità grafica ed è stato introdotto per la prima volta nell'iPhone 4G. Rispetto ai suoi predecessori, l'iPod Touch ha inserito una serie di caratteristiche hardware di interesse che sono la fotocamera anteriore e posteriore, con la possibilità di sfruttare FaceTime, che non è nient'altro che un'applicazione che permette di fare le videochiamate tramite telefono, quindi sfruttare la fotocamera anteriore per potersi videochiamare, ovviamente tramite Wi-Fi. Il microfono integrato, caratteristica che prima non era presente, e il giroscopio. Il giroscopio non è nient'altro che la possibilità del telefono di percepire i movimenti sui tre assi e quindi sostanzialmente di poter capire come si trova il telefono nel mondo reale. L'iPhone invece è stato rilasciato nella sua prima versione nel gennaio 2007. Come l'iPod Touch non aveva la possibilità di installazione di applicativi di terze parti. È nato come un telefono che aveva al suo interno delle applicazioni base, quelle che abbiamo elencato prima, le mappe, Safari e tutto. Aveva come novità rispetto all'iPod la fotocamera anteriore e la possibilità di telefonare. L'iPhone 3G è quello che invece è stato lo spartiacque in questo mondo ed il motivo per cui siamo qui, perché ha introdotto col sistema operativo 2.0, lo vedremo poi nelle milestone, gli applicativi di terze parti, quindi la possibilità di sviluppatori esterni di creare applicazioni da inserire nel proprio telefono. Il display è sempre lo stesso, parliamo di un 3.5 pollici, la risoluzione è 480x320 dello schermo vecchio, il suo sviluppo è terminato con la iOS 4.2.1 ed è uscito fuori dal mercato. La novità rispetto all'iPhone a livello hardware rappresenta il miglioramento del GPS, cioè la possibilità di sfruttare sostanzialmente le antenne radio degli operatori telefonici per accelerare la possibilità, diciamo, il calcolo della posizione del proprio telefono e sfruttare le antenne che hanno una posizione fissa per stabilire un contatto col satellite e avere quindi la localizzazione molto più rapida, un sistema che poi si è diffuso a livello capillare su tutti i telefoni attualmente in commercio che hanno queste funzionalità. L'iPhone 3GS, evoluzione dell'iPhone 3G, rilasciato nel giugno del 2009, è ancora, diciamo, non si trova più in commercio, ma ha ancora la possibilità di avere il sistema operativo fino al 5.1, ha introdotto la bussola digitale. La bussola digitale, la bussola normale, all'interno del proprio telefono è un'applicazione installata di default che permette di capire dove è il nord. È utile comunque per varie tipologie di applicazione. Dovete tener conto che tutti questi hardware, prendiamo ad esempio il giroscopio che è introdotto nel 4G e nell'iPod Touch, ha introdotto quelle applicazioni, per chi ha familiarità con questo telefono, quelle che vengono definite le applicazioni di augmented reality, cioè la possibilità di aprire l'applicazione, muoversi a 360 gradi nello spazio e poter vedere, che ne so, che a 3 km in una direzione a nord c'è un locale, c'è una pizzeria, un ristorante che magari noi stavamo cercando. Quindi sostanzialmente ha permesso di creare un nuovo livello di localizzazione di punti di interesse e di sfruttare proprio la posizione. Un'applicazione che magari sfrutto ogni tanto è quella dei mezzi pubblici di Milano, che ha anche questa funzionalità, cioè quella proprio di spostare il telefono e vedere dove si trova la fermata e soprattutto in che direzione. L'iPhone 4G è stato un altro spartiacque a livello di produzione di dispositivi,
Questo perché ha introdotto per la prima volta il Retina Display. Il Retina Display, come avevo già anticipato, è un display con più alta risoluzione e che ha obbligato gli sviluppatori a ripensare le logiche di creazione delle proprie interfacce. Nonostante ovviamente il sistema e l'ambiente di sviluppo abbia seguito questa evoluzione permettendo una facile integrazione di schermi normali e schermi Retina, ovviamente, soprattutto molti giochi per avere appeal per i clienti hanno sfruttato queste caratteristiche per aumentare le loro risoluzioni, per aumentare la qualità dei loro prodotti e farne ovviamente un vanto nel momento in cui l'applicazione veniva pubblicata sull'Apple Store. A livello di hardware rispetto all'iPhone 3G, soprattutto il giroscopio, è l'elemento fondamentale. iPhone 4GS, l'ultimo dei device pubblicati e rilasciati ad ottobre 2011, ha inserito ben poche caratteristiche, infatti è stata per qualcuno quasi una delusione dal punto di vista di Apple, sempre abituata a stupire ad ogni rilascio hardware, ha introdotto il nuovo sistema operativo, che è il 5.0, a livello diciamo di estetica di hardware non ha implementato grandi caratteristiche se non miglioramenti soprattutto a livello funzionale di sistema operativo, capacità di sfruttare meglio la fotocamera e di inserire elementi di editing delle foto e altre funzionalità sempre di interesse ma non eclatanti. L'ultimo dispositivo è rappresentato dall'iPad. L'iPad è stato un altro spartiacque nella produzione di hardware da parte di Apple perché ha introdotto un dispositivo ibrido. Non è un telefono perché effettivamente è piuttosto grande, oltretutto non ha le funzionalità di un telefono e non è neanche un notebook o comunque un netbook, come si dice, i computer portatili molto piccoli. Ha uno schermo da 9.7 pollici con una risoluzione di 1024x768 pixel, come ambiente di sviluppo parte dalla 3.2 e a livello di hardware non ha inserito molto nelle caratteristiche che già gli sviluppatori conoscevano. Ha creato però una complicazione in più. Chi voleva pubblicare applicazioni su l'Apple Store si è trovato davanti un nuovo hardware con caratteristiche completamente diverse e ovviamente possibilità diverse. Cosa facciamo? Pubblichiamo solo sull'iPhone? Pubblichiamo solo sull'iPad? Pubblichiamo su entrambe? Vedremo che ci sono ovviamente possibilità per gli sviluppatori di sfruttare entrambi i device e creare delle applicazioni che girino su entrambi. Tenete conto, per chi non è avvezzo diciamo, a questi device, che l'iPad continua a essere compatibile con le applicazioni iPhone. Ha la possibilità di leggere le applicazioni in modalità ridotta, sostanzialmente si apre una finestra che occupa il centro dello schermo e che fa simulare l'applicazione iPhone all'interno dell'iPad. Ovviamente la qualità è pessima, però questo meccanismo ha permesso alla Apple di sfruttare il bacino già ampissimo di applicazioni per iPhone che esistevano e di poter subito sfruttare anche per l'iPad. L'iPad 2, uscito a marzo del 2011, ha inserito, le funzionalità, ha inserito come a livello hardware le fotocamere anteriore e posteriore e sostanzialmente la possibilità di sfruttare FaceTime, meccanismo poi introdotto anche sui propri PC e quindi la possibilità di fare videochiamate tra device diversi tramite Wi-Fi. A livello di hardware, diciamo di risoluzione dello schermo o di caratteristiche dello schermo, non ci sono state novità. In realtà le novità più grandi sono state rappresentate dalla potenza di calcolo che ha sfruttato il primo processore prodotto da Apple e una potenza superiore a livello di riproduzione, soprattutto di videogiochi, infatti l'iPad 2 è stato sfruttato
sfruttato molto dal punto di vista del gaming per poter realizzare dei giochi che hanno avuto ampio successo e che hanno sfruttato motori anche complessi. Per chi conosce videogiochi come Unreal o Quake, la prima cosa che è stata fatta all'uscita dell'Apple II è proprio riadattare il motore di Unreal, che è un motore grafico 3D in cui veniva mostrato un antico paesaggio medievale con dei risultati sorprendenti per un device come l'iPad. L'ultimo nato in casa Apple è il nuovo iPad. Non si chiama iPod 3 per la delusione di alcuni, da questo momento in poi Apple ha deciso di chiamarlo il nuovo iPad, come in realtà fa già sul Mac, in cui li chiama il nuovo Mac, il nuovo MacBook Pro e via dicendo. È stato da questo punto di vista interessante questo nuovo rilascio hardware, perché ovviamente ha rimischiato di nuovo le carte in tavola allo sviluppatore. È cambiato lo schermo, è cambiata la risoluzione. Se prima chi sviluppava le applicazioni doveva stare ben attento a sviluppare applicazioni per l'iPhone normale, l'iPhone Retina e per l'iPad, adesso si inserisce anche l'iPad Retina, il che significa, ve lo anticipo come caratteristica, molto spesso produrre quattro immagini completamente diverse, con risoluzioni diverse. Potete capire, a livello di gestione anche di codice è molto facile, vedremo poi come il sistema permette di integrare schermi diversi, però potete capire che a livello anche di produzione di interfacce grafiche e di immagini questo aumenta notevolmente il lavoro, anche perché un lavoro fatto bene non si basa semplicemente sul prendo un'immagine e la faccio più grande, ma lavoro espressamente su un'immagine più grande per rendere la migliore qualità dello schermo su cui girerà la mia applicazione. A livello hardware, la cosa che vi voglio far notare come comune a tutti gli ultimi device, l'iPod Touch di quarta generazione, l'iPhone 4GS e il nuovo iPad, è la presenza di l'hardware che vedete sostanzialmente qua sotto. Quindi Wi-Fi Bluetooth già dall'origine, fotocamera anteriore e posteriore per tutti i device, GPS ovviamente, bussola digitale, microfono integrato e giroscopio. Ora, quello che abbiamo visto sostanzialmente sono state le caratteristiche hardware dei dispositivi che ha prodotto Apple. Ovviamente per poter sfruttare le caratteristiche di questo hardware Apple ha creato anche il sistema operativo che è denominato iOS. Quelle che vi riporto qui sono sostanzialmente le milestone principali, ovviamente non sono tutti i rilasci che riempiono pagine e pagine di Wikipedia, per chi avesse la curiosità di andarle a vedere. Quelle che riporto qui sono le milestone soprattutto finalizzate a capire quali sono i limiti della compatibilità massima nello sviluppo di un'applicazione. Voler sviluppare un'applicazione per qualsiasi iPhone esistente in questo momento, compreso l'iPhone il primo, di prima generazione, è impossibile. Ovviamente il sistema operativo si è evoluto, l'hardware si è evoluto e volendo fare un'applicazione che sfrutta il giroscopio, sostanzialmente ci ritroviamo vincolati a un target di device che sono l'iPod Touch, l'iPad di nuova generazione e l'iPhone dal 3GS in poi. Questo è importante nel momento in cui uno sviluppatore decide di creare una propria idea, diciamo, su questo ambiente, perché ovviamente il target è importante. Se si vuole fare un gioco, ad esempio, si vuole mantenere la massima compatibilità, si vuole da questo punto di vista avere la botte piena, la moglie ubriaca, purtroppo non è possibile. Sfruttare tutte le ultime caratteristiche implica lasciar fuori automaticamente i telefoni di più vecchia generazione. Non a caso sull'Apple Store, quando si vedono certe applicazioni, c'è là, diciamo, l'avviso bello in grande da parte di chi l'ha pubblicata che consiglia di sfruttarlo soltanto se si ha un determinato device.
La compatibilità verso il basso invece è molto più interessante per chi ha bisogno di rivolgersi al più ampio target possibile. Parliamo ad esempio di applicazioni editoriali. Repubblica, l'applicazione di Repubblica è compatibile anche con sistemi di sviluppo, con sistemi operativi a partire dal 3.0. È un loro interesse cercare di rivolgersi al più ampio target possibile e soprattutto non devono fare animazioni 3D delle loro notizie, sono contenuti editoriali, cercano di avere la massima compatibilità. Ma non soltanto Repubblica, anche Facebook teoricamente ha la massima compatibilità e non a caso è comunque una delle poche società che è presente su qualsiasi telefonino, anche in Nokia di più vecchia generazione. Però vorrei farvi notare che Facebook nell'applicazione dell'Apple Store ha scelto di essere compatibile soltanto dalla versione 4.0 in poi. Perché? Perché hanno fatto un'applicazione esteticamente molto bella, funzionale, ma il bello e il funzionale da un certo punto di vista cozzano con le potenzialità dei vecchi sistemi operativi. Hanno fatto una scelta, hanno deciso di essere compatibili soltanto con determinati device. Per il resto si va sul web. Andiamo più in dettaglio su queste versioni. Vabbè, la 2.0 è la pietra miliare per chiunque si affaccia a questo mondo. È il momento in cui uno sviluppatore esterno ha potuto creare un'applicazione per il telefono. La versione 3.1 è l'ultima versione disponibile per iPhone e iPod Touch di prima generazione. La versione 3.2 è la versione minima per l'iPad. Quando è uscito l'iPad, Apple ha creato un'evoluzione dell'ambiente del sistema operativo che attualmente girava sull'iPhone e l'ha creato esclusivamente per l'iPad. Cioè è impossibile, la versione 3.2 non è stata progettata per l'iPhone. La versione 4.0 è interessante perché ha introdotto il cosiddetto multitasking e la gestione delle cartelle. Cosa significa la gestione delle cartelle? Prima le applicazioni erano un piccolo pulsante all'interno di 10 viste massimo che si potevano sfogliare all'interno del proprio telefono. Questo ovviamente limitava il numero di applicazioni possibili, in quanto ne sono a disposizione 12 per vista, per 10 viste sostanzialmente a 120 applicazioni. Con l'avvento delle cartelle invece e quindi la possibilità di inserire 9 applicazioni dentro ogni cartella, le potenzialità di avere applicazioni all'interno di un telefono è praticamente decuplicata e quindi l'utente poteva sbizzarrirsi a scaricarsi tutto e avere tutto nel proprio telefono. Il multitasking invece è un altro, sicuramente una delle evoluzioni più interessanti dal punto di vista dell'ambiente di sviluppo. Non è un vero multitasking perché sostanzialmente si tratta di una simulazione di questo comportamento e permette di nascondere l'applicazione in background e di poterla riaprire in qualsiasi momento. In realtà a livello tecnico non funziona proprio così, diciamo che il multitasking vero, applicazioni che girano contemporaneamente sull'hardware, non è possibile a livello di iPhone. Quello che viene fatto e gestito è sostanzialmente un piccolo freezer, quindi l'applicazione quando viene minimizzata viene tenuta e allocata in memoria, congelata nel suo status, ma uno status che non è, diciamo, da questo punto di vista determinato e ben definito. L'applicazione può essere killata in qualsiasi momento, il suo stato non significa che l'applicazione sta funzionando, ma semplicemente che è ferma e tenuta in memoria. Se l'hardware ha spazi in memoria per poterla mantenere nel suo status, allora l'utente quando cliccherà di nuovo sull'icona la riaprirà nell'ultimo punto in cui l'aveva aperta, altrimenti rinizierà da capo. Andiamo avanti, la versione 4.1 la porto con grande interesse perché ovviamente la parte più ludica ha introdotto il Game Center. Entro un pochino nel dettaglio sul Game Center perché rappresenta un mondo molto interessante per lo sviluppatore.
È sostanzialmente un lab creato da Apple in cui tutti i giocatori registrati a questa applicazione, perché è un'applicazione a tutti gli effetti di Apple, si possono incontrare e giocare insieme anche se sono dall'altra parte del mondo. Prima le possibilità erano limitate alla connettività, quindi potevo giocare con un altro giocatore tramite Wi-Fi, tramite Bluetooth. Il Game Center ha introdotto invece la possibilità di poter giocare con qualunque, anche in modalità 3G, e soprattutto ha introdotto una serie di caratteristiche che sono comunque molto divertenti e interessanti, come le classifiche, quindi la possibilità degli utenti di competere tra di loro seguendo dei risultati, oppure i cosiddetti achievement, gli obiettivi. Immaginate che siete un classico gioco che si trova per console, anche sull'iPhone hai sbloccato un obiettivo particolare e ti esce come risultato. La versione 4.2.1 è riportata sempre perché rappresenta un'ultima versione disponibile, in questo caso per l'iPhone 3G che comunque non è più in produzione, e l'iPod Touch di seconda generazione. Arriviamo all'ultima versione, la 5.1, uscita da poco, non la riporto perché comunque la 5.0 ha rappresentato un'evoluzione del sistema operativo di Apple molto interessante. La prima è l'inserimento del Notification Center. Questo sistema, in realtà, per chi ha familiarità con Android e con i telefoni Android, in realtà è quasi un clone, qualcuno dice quasi che sia stato copiato. In realtà prima Apple aveva un sistema di notifiche in cui appariva un alert blu al centro dello schermo che ci avvisava che ci è arrivata una notifica, che qualcuno ci aveva mandato un messaggio, c'era arrivata una mail. E questo aveva un limite, che una volta cancellato, anche solo per sbaglio oppure non letto, non c'era più traccia di queste notifiche. Android invece, da questo punto di vista, aveva fatto già un passo avanti col loro sistema, disegnando un punto dove raccogliere tutte quante le notifiche, che venissero queste da applicazioni, da mail e da contatti, che l'utente poteva facilmente accederci cliccando in alto sulla status bar. Per l'Apple invece è diventato il cosiddetto swipe, cioè il trascinare dal basso verso l'alto la vista, e ci viene mostrata un elenco con tutte le ultime notifiche ricevute, mail, messaggi, giochi, qualcuno che ci ha invitato al Game Center a giocare e via dicendo. L'altra cosa è iMessage, in realtà un'innovazione che è andata un po' ad uccidere tante applicazioni che c'erano sull'Apple Store, che permettevano sostanzialmente di scambiarsi messaggi tramite Wi-Fi, comunque connettività, non passare tramite l'operatore ma sfruttare la connettività internet. Apple l'ha integrato perfettamente nel proprio sistema, tanto che è quasi impossibile capire, a parte il fatto che i messaggi sono di due colori diversi, uno blu e uno verde, che si sta mandando un iMessage completamente gratuito, e si può scambiare un messaggio con qualunque utente della nostra rubrica. Quindi non più soltanto FaceTime, videochiamate, potessi connettere tramite Wi-Fi, ma anche scambio di messaggi. Praticamente per l'operatore telefonico rimane ben poco, nel senso che tolte le telefonate e i messaggi c'è molto poco, a parte internet. L'altra cosa, ovviamente per un interesse che sta crescendo soprattutto anche in Italia, è Twitter. Prima non c'era un'integrazione, c'erano dei framework da utilizzare per poter comunicare tramite Twitter, come c'è ad esempio per Facebook. Nella versione 5.0 Twitter è stato completamente integrato. Significa che in pochissimi passaggi sia possibile pubblicare su Twitter qualunque cosa che è avvenuta all'interno della nostra applicazione o del nostro telefono. Newsstand è dedicato al mondo dell'editoria. È un'evoluzione dell'applicazione ed è dedicata a tutte quelle applicazioni che si aggiornano costantemente. E con l'aggiornamento costante intendo giornalmente, settimanalmente, dedicato alle riviste e ai giornali.
un'applicazione diversa che sostanzialmente è un contenitore di informazioni, un contenitore di numeri digitali, sostanzialmente l'ultima rivista, l'ultimo numero pubblicato dal New York Times. iCloud e Siri li riporto per completezza. iCloud è l'evoluzione della nuvola di Apple e sostanzialmente permette all'utente di poter salvare su internet tutte le proprie informazioni, tutto, i propri dati, programmi scaricati, numeri scaricati di applicazioni editoriali, una nuvola appunto, come la chiamano loro, l'iCloud, che ha spostato sempre di più verso il web, come un po' sta avvenendo per tantissimi altri servizi, le informazioni dell'utente. Siri è divertente e conosciuto secondo me molto per tanti video o tante immagini in cui gli utenti tentano di dialogare col proprio telefono e ne ricevono le risposte più assurde. Sostanzialmente è un sistema di controllo vocale intelligente. Si può chiedere qualcosa a Siri. Siri va su internet, controlla tutte le informazioni ed è in grado di darci una risposta come se fosse una persona reale. Quindi posso chiedere a Siri dove posso mangiarmi una pizza e automaticamente sfrutta la localizzazione e la connettività internet per dirmi qual è la pizzeria più vicina a me, con un'interfaccia quasi umana. Quello che mi preme anticiparvi alla chiusura di questa parte dedicata alle milestone principali di iOS è sempre il discorso della compatibilità. Se uno sviluppatore volesse sfruttare l'ultima innovazione della versione 5.0, ad esempio per condividere su Twitter uno status o un qualunque altra informazione, dovrebbe stare molto ben attento a che cosa realizza. Se sfrutta le caratteristiche della versione 5.0 significa legarsi soltanto a telefoni che hanno questo sistema operativo installato. Quindi non sempre stare al passo con tutte le ultime evoluzioni è interessante per lo sviluppatore. Molto spesso rappresenta delle nuove funzionalità che permettono all'utente di sfruttare bene il proprio telefono, ma per lo sviluppatore è un impedimento in più e la necessità di verificare bene il proprio sviluppo.